Ciao ragazzi, seconda parte del video, tutte le auto più belle della fiera. Se non avete visto la prima parte, correte a vederla, la trovate nel mio canale. Adesso un po' di espositori e poi ancora prezzi auto. Ma non perdiamo altro tempo, partiamo subito. Adesso qui vediamo i padiglioni 4, 3, 1, il 2 non c'è, e poi passeremo al 5, 6. Un'altra bella 205 e una fantastica 106 Rally, roba da Club Peugeot. Bandiera italiana per la pazza 147 GTA 3002. Bella questa M3, bellissimo questo azzurro e bellissima quel fendigiallo. McLaren 600 TL, ma se volete la macchina giusta per dare solfato alle vigne dovete prendere la 720S, sempre targata McLaren. Mamma mia ragazzi, che interni, da paura. Parliamo della Bentley Continental GTC. E parliamo di 278.000 euro. E se volete una bionda così dovete per forza spenderli. Se invece volete caricare due bionde c'è anche il SUV. Qui ragazzi, Stava già qui cominciando il ragazzi, terreno. Sì, vabbè, mica, indovinate un faccio una po' foto dove ho così, messo la intanto testa. Che dobbiamo farla. Tutti ho profumo. visto la gente che ha fatto. Che roba, sono troppo emozionato, non riesco neanche a parlare. Non vorrei più Ancora tirare una fuori la testa vignetta da che qui. si punti. Eh sì, è lei. Lancia Delta S4 in tutto il suo splendore. Quella che rimane per me una delle migliori auto, delle più belle auto mai costruite sulla faccia della terra. Ovviamente S4 stradale. Qui, come potete vedere, moto di vari colori. Non so perché, ma come nelle macchine, trovo che anche nelle moto vintage ci sia un fascino insuperabile. Ducati ufficiali di Stoner e in ultima, non per ordine di importanza ovviamente, quella del nostro Loris Capirossi. E qui ho saltato le transenne per entrare a farvela vedere perché è veramente da togliere il fiato. Renault Alpine Turbo berlinetta 1600 SC. Guardate che bella e che compatta. Credo questo sia il colore di blu, la tonalità più bella che ho visto oggi qui in fiera. Cattiveria e rapine, 1 Turbo Club Italia. Guardate che bello. La macchina turbo per eccellenza. Messe così poi a scalare due rosse e due nere in centro, prima serie, seconda serie, da paura. 1000 miglia, belle, 126, tanti ricordi anche qui. Altra Delta ufficiale Safari Rally 90. Sempre Martini Racing, Fiorio Pirollo. Quella che abbiamo visto prima da restaurare dovrebbe venire fuori più o meno così. La DeLorean non mi piace, ma ci do un'occhiata comunque perché non l'ho mai vista da così vicino. Proprio un bel ferro. Se volete una macchina che può restare cabrio senza prendere la pioggia, ci pensa Porsche, che non so perché, ma ha installato uno spoiler sopra il guidatore. Per farci perdonare l'errore vi danno anche una valigia in pelle. Scherzi a parte, scusate l'ignoranza, non sono informato su quest'auto. Qui si fa sul serio. Su questa M3 c'è un biglietto con scritto non toccare, ma penso che non serviva a mettere il biglietto. Chi è che ha coraggio a toccarla? Pausa. E qui un'altra grande lezione di storia. 50 anni dalla vittoria del 1970 dalle 24 ore di Le Mans e qui Porsche ci propone dei prototipi da leggenda, veramente da restarci a bocca aperta. Ragazzi, qui dentro vietato mangiare i biscotti. Mercedes-Benz 300 SL Coupé, modica cifra di 1.350.000 euro. Scherzi a parte, guardate che pezzo, ali di gabbiano. Volete fare gli uomini di classe o che nessuno abbia il coraggio di rompervi i coglioni? Che spettacolo, guardate dove sono le bocchette dell'aria, particolare che non avevo mai notato. Da collezione privata questa fantastica Fiat Dino Spider 2000, anno 1968, prodotta in pochi esemplari e magnifica. Oh, guardate qui, ostriche e champagne, ma meglio di no se non voglio andare a fare la diarrea nel pisciatoio. MG RV8 Roadster, antenata della mia. E delle classiche che resteranno sempre belle. Chi non ha il modellino di questa? Via via. Qui ve lo dico già, per i deboli di cuore, chiudete gli occhi, perché abbiamo un terzetto tra Diablo, Countach e Miura. Davvero pauroso. Non dico niente. Bene, fatto anche questo, me ne mancano due o tre. Una Rance. Lascia star, facilità. Se volete un pezzo di aereo, Ferrari 575M.
molto elegante ed inizia a piacermi parecchio questo modello. Ferrari Mondial per andare a fare gli aperitivi, mai piaciuta. Questa Spider GTV Pininfarina è un 3000 V6 12 valvole del 2001. Ve la faccio vedere perché questo azzurro nuvola dal vivo è fantastico. Un solo proprietario, prezzo 19.000 euro. Altra 70 HP settima serie, GTV 3000 V6 24 valvole lusso del 97, 220 cavalli. Prima volta che mi capita di vedere dal vivo questa stranissima e particolare BMW Z1, prezzo richiesto 52.000 euro. 21.900 euro se volete aggiudicarvi questa Lancia Delta 4WD dell'87 con soli 39.000 km. Targhe originali, bella, da valutare. Molto eccitante vedere questo motore e scoprire andando avanti che è un cambio manuale. Del resto cosa sono 102.000 euro per portarvi a casa questa 360 Spider del 2004. Sempre bella la Ford, come del resto la Porscherina gialla. Macchine di tutti i colori, ma guardate che profondi questi due blu. Lancia tema Ferrari e Maserati Coupé 4.2 V8 cambio corsa, 390 cavalli. Sempre bella. Alfa Romeo GT 1.3 scalino, 36.000 euro. Giulietta Sprint 1.3 del 60, 56.500 euro. Giulia Spider del 64, meglio non chiedere il prezzo. Due coupé molto oneste e molto belle. Fiat Moretti 1.4 Special, 37.500 euro. Che linea. Jaguar E-Type Cabrio, 98.000 euro, come non amarla. Ma non sfigura al suo fianco questa Citroen DS19 a 39.500 euro. Alfa Romeo 156 GTA 3002, una delle migliori berline prodotte da Alfa, anche qui bisogna essere matti dalle gare. Dove sono finito? Ah no? M3 CS E46, una di 392, molto rara. Beh, a 31.700 euro non lo so, è veramente bellissima, anche qui ci farei un gran pensierino. Guardate che roba. Ed ecco questa Mitsubishi Lancer a 46.500 euro, limited edition Tommy Macchine, una macchina che io in passato ho valutato di comprare. Mi sento di dire che per i miei gusti è l'unica Lancer che comprerei. Ed ecco a voi 360 Modena F1 e Porsche 997 Turbo. Dello stesso colore, veramente un bel confronto. Adesso sì che ci siamo. Questa sembra una tartaruga. Per questa speedster manuale è stato amore a prima vista, ragazzi. Guardate che bella. Una delle auto più belle viste finora. Alfa Romeo 75 Evoluzione. 1.8 dell'87, devo ammettere che deve piacere, per alcuni è fantastica, per alcuni è un po' grezza, ma per 48.000 euro un pensierino sarebbe da fare. Alfa Romeo Giulietta Turbo Delta 2000 di cilindrata anno 86, 38.000 euro, niente male, ma la 147 GTA 3002 di cilindrata anno 2004 a 19.900 euro, cattiveria BMW Z3M Roadster. 13.000 euro per la 850 Spider cilindrata 900 anno 69, correva l'anno 1995 per questa Alfa Romeo Zagato 3000, non c'è il prezzo. Devo dire che la Divo è molto strana. Che bella questa Z3, infatti venduta, un'altra GT2, 90.000 invece per la 124 Spider Abarth. Con 45.000 euro di budget, Fiat Dino o Maserati Ghibli? Questo è il problema, una più bella dell'altra. Non c'è il prezzo, ma guardate questi due bei culoni. Porsche 997 Carrera S, BMW Z3 M3 Coupé, da paura. RS4 varie generazioni a 25 e 45k. 37 per l'M3 Coupé. Circa 80.000 euro per questa Renault Clio V6 fase 2, che già è rara trovarne una, qui ce ne sono due attaccate. Bella macchinetta che valutavo un bel po' di anni fa, adesso è andata un po' troppo su di prezzo. Questa è la versione precedente, fase 1, infatti un po' meno, 56.000 euro. Abarth TCR stradale del 68 a 149.000 euro. Se invece volete la 124 Abarth Rally stradale del 75, 88.000 euro.
2014 RS6 55.000 euro per avere 560 cavalli. Problema non è prenderla, è mantenerla. 993 a 54.900 euro. Porsche. 993 RS Club Sport del 95, 227 esemplari prodotti a 295.000 euro. Comoda ala per fare i picnic. Altra Porsche Roadster, 99.000 euro. Porsche GT2, Porsche Turbo, ogni posto in cui mi giro è pieno di Porsche. Porsche, 49.000. Evoluzione del 93, 71.500 euro. 90.000 km. Delta. Molte targate Treviso. Delta. Altra Delta. Porsche 911 Carrera 2 RS manuale. Guardate che bella anche la Lotus Elise, infatti venduta, e qui con tanto di roll bar e tutto. Ragazzi, questa specie di specchio che vedete ogni tanto sotto le auto è per fare in modo di vedere, senza mettere la testa sotto la macchina, le parti meccaniche e il motore. Mi ha incuriosito molto questa Mercedes classe A Häkkinen Edition del 99 a 10.000 euro, 512 TR. Non lo so se è un segno, ma come vi ho detto, vedo Porsche ovunque. 996 Turbo, una delle 2000 versioni di 500 Abarth. Che fighi anche questi modellini, veramente ben fatti. Un po' di 128 e il punto GT che va di più. Tac. Di quest'anno 2020 la Ferrari F8 Tributo ufficiale italiana chilometri zero. Carina, no? E avanti. Maserati 3002 GT assetto corsa del 2001 manuale, 59.000 euro. Bel pezzo. Problemi di spazio in famiglia? Ecco qui il furgoncino che fa per voi. Eh sì, questa qui è proprio lei, ragazzi, quella che finora avete visto solo nei documentari, la macchina che va sull'acqua. Utile in caso di forte piogge e anche per passare nei sottopassi quando si allagano. Qui un po' di macchine strane, ma questa le batte tutte. Ecco qui il Lamborghini, simpatico, è una classica, cerca il Lamborghini e poi è esilaratore, davvero divertente. 1985 Renault 5 Turbo 2 a 159.500 euro. Insomma, ve la regalano proprio e non ha nemmeno il bagagliaio per andare a fare la spesa. 355 berlinetta F1 del 98. In questa versione è anche carina. Se vi sentite pistaioli, questa fa il caso vostro. Abarth 595 assetto corse, vettura da competizione da 190 cavalli del 2008. Lancia Delta S4, bisogna sempre metterla dentro su un video. Alfa Romeo GTA 1006, anche questa bisogna mettere. Altra Delta integrale che ha corso chissà dove, chissà con chi, a 50.000 euro. Lui viene dalla Francia con amore, ma lei viene dall'Italia con furore. Maserati Hamsin del 1974 per 98.000 euro. Hamsin, si dice così, molto particolare anche questa comunque. 037 livre a Camel. Ecco un interessante Mazda MX-5 1006 16 valvole del 2001, riverniciata completamente con 154.000 km a 4.500 euro. A breve ci facciamo un test drive perché se l'è appena presa un mio amico. Abbastanza risistemata questa Renault 5 GT Turbo fase 2 del 1989, 20.000 euro. Ford Sierra RS Cosworth dell'86, la pinnona prima serie. Andiamo a vedere questa barchetta, che bella. E se siete dei rapper partiti dalla strada, questo è il SUV che fa per voi. Qui tanta arroganza, leggermente da restaurare questa Clio Williams, e molto bella invece questa 5 Turbo. Se questa vi sembra cattiva, guardate questa. Passiamo a una coupé di Pininfarina del 1961, Lancia Flaminia. Ma quanto è bella! 47.000 euro per una replica dello Speedster del 71, anche no. Piuttosto 125.000 per una testa rossa, che però è blu, del 1990, a pochi chilometri comunque. 124 Spider del 69, 24.000 euro. 7.5 per la 850S del 66. Facciamo un giretto anche qui dentro.
qualche roba cazzuta si trova sempre. Prototipo di Batman con motore della Fiat 126. Finalmente ho trovato cosa fare con la mia 126. Sarà anche particolare, ma a me fa cagare. Scusate la rima. Altri bei petardi anche dentro questo stand, devo dire. Pausa panino. Boxer 99, 19.800 euro. Insomma, chi cercava questo modello qui in fiera è stato particolarmente contento perché ne ha trovate tante. Anno 2005, 997, 2S, 355 cavalli, il top a 50.000 euro. La preferisco con i cerchi grigi, comunque qui c'è anche il pacchetto sportivo, eccetera. Questa invece è la 325 cavalli a 40.000 euro. Beh, visto che siamo in casa, intanto direi che possiamo toglierci questa mascherina, questi elastici dalle orecchie. Se andiamo avanti così, fra un po' saremo un popolo dalle orecchie a sventola. Eh sì, anche per oggi abbiamo già finito. Il primo video è spaccato e spero che anche questo vi sia piaciuto, nonostante non c'è la musica perché mi sono rotto le balle di ricevere reclami per copyright. Comunque, se vi è piaciuto, lasciatemi un bel like e scrivetemi nei commenti. Come al solito potete trovare una descrizione molto dettagliata sotto al video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e cliccate la campanella per non perdere il seguito di questa miniserie. La parte migliore deve ancora venire, quindi sapete che vi dico, perché aspettare lunedì per il terzo capitolo? Sarà già fuori giovedì. Vi lascio sempre i miei contatti e alcuni video qui alla fine, ma nel mio canale potete trovare tutto, test drive, eccetera. Quindi buona visione. Ciao ciao!